In questo video vi parlerò della vera storia dei crociati cannibali. Ok, mo può sembrare uno di quei documentari che si vedono in canali di serie B, che si inventano dei templari nazisti, alieni e roba del genere. Questa è una storia vera. Questa è una storia che si basa su fonti, su più fonti scritte, su fonti studiate, strastudiate. Nessuno la sa. Cos'è sta storia dei crociati cannibali? Allora, contesto storico, prima crociata. Dovete sapere che ovviamente i crociati non erano mai stati in Terra Santa, non sapevano com'era il territorio, si aspettavano il paradiso. I crociati che arrivano nella Terra Santa, cioè ad Israele, per conquistare Gerusalemme, una città che avevano, di cui avevano sentito spesso parlare ma non c'erano mai stati, si ritrovano un deserto. Non c'è assolutamente niente. La sera fa freddo, si gela, perché c'è un'escursione termica pazzesca. Nelle cronache si parla di questo, questi crociati sono andati là e stanno vivendo una vita di merda fondamentalmente. E ovviamente non c'è nulla, non c'è neanche cibo. Allora, tutte le fonti, tutte le cronache sulla crociata, parlo di cronache latine, parlo di cronache franche. Parlo dell'Alessiade di Anna Comnena, c'è cioè una fonte bizantina. Parlo delle cronache arabe. Tutto parla del cannibalismo dei crociati. Cambia solamente la collocazione, o Antiochia o Maharrat. Insomma, in tutte le cronache viene detto che i crociati mangiano i musulmani. Si mangiano i musulmani perché? Perché hanno fame, perché non c'è cibo, iniziano a mangiare i cavalli, iniziano a bere il piscio, vengono utilizzate espressioni crude, dei cavalli, tutto questo in mezzo a pozze di sangue, insomma, vivono una vita in merda. E quindi alcuni dicono, guardate che a un certo punto i crociati iniziano a mangiarsi i corpi, i cadaveri dei musulmani. Perché non c'hanno nulla da mangiare. Non è poi neanche così strana come cosa, perché ovviamente quando si ha fame uno ricorre a tutto. Non si mangiano tra di loro, mangiano i nemici. Ora, tutte le cronache ne parlano malissimo, perché ovviamente ci sono le cronache cristiane che danno addosso ai crociati e dicono: ma come cazzo avete fatto a mangiarvi i musulmani? È una cosa orribile che va contro la nostra religione. Figuratevi le cronache arabe che dicono. A un certo punto arrivano questi tizi dal nulla e iniziano a ucciderci e a un certo punto ci mangiano. Sono terrorizzati. Per gli arabi noi eravamo i barbari, pure i bizantini considerano noi barbari. Mo' tutte le cronache dicono sono stati tutti crociati, ok, hanno fatto tutti schifo, che merda, ok. Poi c'è il colpo di genio, c'è un tizio che si chiama Ghiberdo Nocia che nella sua cronaca dice guardate. Ma non tutti sono stati a mangiare i musulmani, solo una parte, guarda caso, non i grandi leader nobili, ma gli straccioni poveri. C'erano dei poveri, così, che erano sopravvissuti dalle spedizioni degli straccioni che c'erano state prima, si erano uniti alla truppa dei crociati, hanno comunque partecipato a sta guerra e loro a un certo punto si mangiano i musulmani. Fanno schifo, sono degli straccioni, sono guidati da un re, il re dei Tafuri, così si chiamano questi straccioni, che è una parola che significa appunto straccioni. Ora, sto re dei Tafuri è un nobile normanno decaduto, quindi manco lui è nobile, e questa figura compare poi in tutte le cronache. Cioè tutti quelli dopo copiano sto Ghiberdo Nocia, che comunque la lascia molto a livello di voce, si dice. Sia successo, non lo sappiamo, però nel dubbio lo scriviamo. Tutti quelli dopo lo scrivono perché mettono questi tafuri in mezzo? Molto semplice, in modo da dire che guardate, non sono stati nobili cavalieri, eccetera. Considerate che se tu scrivevi una certa istruzione ce l'avevi, quindi o eri un monaco, o eri un cavaliere, un nobile o una roba del genere. Manco i cavalieri poi sapevano tutti leggere e scrivere. Quindi in qualche modo scarichi la colpa del cannibalismo sugli straccioni. Ora, e la storia potrebbe concludersi qui. Tra l'altro, ribadisco, è tutto vero. C'è una lettera di Goffredo di Bouillon che scrive al Papa dicendo scusateci, perché, controfirmata dal Vescovo, scusateci perché alcuni di noi hanno mangiato i crociati. Mo, se non era venuto, che caspita la scrive a fa? Comunque potrebbe chiudersi qui la storia. Però
La figata è che questa vicenda viene ripresa dalle canzoni di gesta sulla crociata. Che sono queste canzoni di gesta? Sono canzoni. Le nostre canzoni si chiamano così, dalle canzoni di gesta. Cioè, c'era un menestrello, si metteva nella piazza, si metteva a cantare. E di cosa cantava? Ovviamente delle guerre dei cristiani contro i musulmani, a ritagli. E in questo caso, siccome la crociata era un'impresa mega galattica, tutti ne parlavano e i menestrelli parlavano molto della prima crociata, cioè fondamentalmente probabilmente dell'unica che abbia avuto un fine positivo dal punto di vista degli occidentali. I musulmani vedevano solo sti tizi, arrivavano, facevano delle guerre, poi abboscavano sempre, perdevano sempre. E dicevano, ovviamente riprendevano le varie cronache perché erano storie che sappiano tutti, e parlavano anche loro dei cannibali. E quindi questa chanson d'Antioche, quella che parla della presa di Antiochia, guardate, sono stati sti tafuri, hanno preso i corpi di musulmani, li hanno salati, li hanno abbrustoliti, se li sono mangiati. Sono dei straccioni, facevano paure anche agli altri, che schifo, che schifo. E non c'è alcun silenzio su sta cosa, già sorprende il fatto che una canzone di gesta di solito parla solo di nobili, metta in mezzo gli straccioni, i poveracci. Perché l'ha fatto? Boh, forse è una questione di realismo. Dice, ormai lo sanno tutto quanto, l'amma mettere per forza, dobbiamo parlarne per forza. E la figata ancora assurda è che, ancora più assurda, è quella che viene nella cronaca successiva, nella chanson de successiva, la chanson de Gerusalemme. Ovviamente, tutto si conclude con la presa di Gerusalemme. Ritornano questi tafuri, perché ovviamente è un sequel, non puoi nasconderli all'improvviso, e l'autore cambia un po' di cose, dice, guardate, che sì, stanno questi tafuri pieni di corpi musulmani, fanno finta di mangiarli, li decapitano, prendono i teschi, li lanciano oltre le mura dei turchi, i turchi si spaventano, si cacano sotto ovviamente di questi mostri, però, l'ha detto, Goffredo di Bugioni, cambia tutto. Il fatto che sti tafuri ora simulino il cannibalismo è un ordine dall'alto. Quindi, siccome ha detto Goffredo di Bouillon, in qualche modo Goffredo di Bouillon è portavoce di Dio, in qualche modo Dio, riassumendo, dice ai cristiani: mangiatevi i musulmani. Cosa molto strana. Che senso ha sta cosa? Sti tafuri che erano già presenti in questo prologo, questa chanson d'Antioche. In questa canzone di Gerusalemme sono tra i protagonisti. Sono furiosi, sono degli animali, sono delle bestie e per questo combattono senza avere paura, se ne fottono altamente, mille ferite. No, non ce ne fottono. C'è questo re dei tafuri che sembra sempre che muoia e continua a combattere. Sta sempre in mezzo. A un certo punto dice: andiamo, massacriamo questi musulmani, prendiamoci loro. Goffredo di Bouillon dice: calmati, che cazzo fai? Vi fate massacrare tutti quanti. Ebbene. Questi tafuri sono quindi tra i protagonisti indiscussi. È una cosa assurda. Perché per chi conosce queste canzoni di gesta, ripeto, i poveri non ci sono mai. Qua ci sono dei poveri cannibali che mangiano i musulmani sotto ordine divino e vincono contro tutti, hanno una forza militare pazzesca. Tant'è che quando poi bisogna entrare a Gerusalemme, che onore entrare per prima a Gerusalemme, Goffredo di Bouillon va dal re dei tafuri e dice: guardate, per come vi siete comportati sul campo di battaglia, dovete entrare voi per primi. Il privilegio vostro. Questi entrano anche per primi a Gerusalemme, e quando poi c'è da scegliere un re, cosa mai avvenuta nella realtà, e viene scelto Goffredo di Bouillon, sempre da Dio, tutti decidono: ok, dobbiamo decidere un re. Questo è Goffredo di Bouillon. E chi lo incorona? Quando poi arriva il momento di dover decidere chi incoronare Goffredo di Bouillon, perché qualcuno lo deve pure incoronare, chi prendere? Non ci sono altri re, ci sono solo duchi, conti, sono tutti allo stesso livello, non c'è un papa. L'unico re è il re dei tafuri, cioè anche se è il re degli straccioni è pur sempre un re, e quindi è lui l'unico che può effettivamente incoronare Goffredo di Bouillon. È una cosa assurda, il re di un manipolo di straccioni, poveracci che combattono con le zappe, cannibali, eccetera, ha l'onore di incoronare il primo re di Gerusalemme che è stato deciso da Dio. Quindi Dio ha voluto, ha scelto il re degli straccioni come tizio deputato a fare questa cosa. Che senso ha tutto questo? È la mia teoria, che sta nella mia tesi di dottorato, per cui ho studiato 3 anni e mezzo sta roba, è
è che in qualche modo l'autore di questa canzone di gesta, per convincere sti poveri straccioni a unirsi alle varie crociate, allora gli dà un ruolo di primo piano, quasi a dire: voi che mo sentite la mia opera, Mieza Piaz, convincetevi che c'è speranza anche per voi, perché alla fine gli ultimi saranno primi, i primi saranno gli ultimi. Voi siete gli ultimi, Gesù Cristo vi ha dato un posto speciale in paradiso, se voi vi fate ammazzare e combattete, non vi preoccupate, la situazione dei si ribalta, uno di voi può addirittura incoronare il re di Gerusalemme. C'è riuscito, ma i poveracci chance andavano a farsi ammazzare come quelli dell'Isis. Peccato che tutte le crociate successive fallirono miseramente, ma questa è un'altra storia.